Ciao a tutti e a tutte! Dopo qualche mese ritorno qui sul canale con le uscite librose e mi ero un po' insomma fermata da questa tipologia di video perché tendenzialmente nei mesi estivi non ci sono grandi uscite e quindi appunto ho pensato di fare una pausa anch'io e di riprendere alla grande con le nuove uscite di settembre, che sono veramente tantissime. Infatti non mi dilungo oltre e adesso vi vado a dire titoli, autori, case editrici e trame dei libri che usciranno a settembre. Il 4 settembre esce L'Innocente di Marco Franzoso, edito da Mondadori. È l'estate più torrida del secolo. Matteo, un ragazzino di 12 anni, orfano di padre e grande appassionato di musica, è seduto in auto al fianco della mamma nel breve viaggio da un paese di campagna alla città vicina, dove sarà interrogato dal giudice per un presunto abuso subito 2 anni prima. Un viaggio di formazione, un crescendo emotivo fino all'incontro fondamentale in quella che lui chiama la stanza delle parole. Giudice e psicologa svolgono il loro necessario compito, ma proprio questo forse è alla radice del male che infliggeranno al minore, come lo chiamano. Minore, appunto. Quasi fosse un dettaglio marginale di una storia tra adulti, in cui lui non è che una voce. Il viaggio di ritorno sarà breve e segnerà per Matteo il vero spartiacque tra il mondo dell'infanzia e il suo trovarsi troppo presto grande. Con questo strappo, il ragazzo troverà dentro di sé la capacità di reagire e di riconoscere finalmente l'ambivalenza delle parole, come della vita. Scritta in una lingua discreta, in ascolto del vivido mondo interiore di Matteo, L'Innocente è una storia portatrice di una delicatezza senza pelle, che pone domande più che azzardare risposte. Un romanzo che tocca uno tra i temi più dolorosi e attuali della contemporaneità, raccontato per la prima volta dal punto di vista di un bambino. Sempre il 4 settembre, sempre per la Mondadori, esce I colori dell'incendio di Pierre Lemaitre. Febbraio 1927, la Parigi che conta assiste al funerale del banchiere Marcel Péricourt. La figlia Madeleine deve prendere le redini dell'impero finanziario di cui è l'erede, ma il destino decide diversamente. Suo figlio Paul, un bimbo di 7 anni, compie un gesto inatteso e tragico che la porterà alla rovina. Posta di fronte alle avversità, alla cattiveria degli uomini, alla cupidigia della sua epoca, alla corruzione e all'ambizione del suo ambiente, Madeleine dovrà fare ricorso alla sua intelligenza e a tutte le sue energie, ma anche a soluzioni machiavelliche per sopravvivere e ricostruire la sua vita. Compito reso ancora più difficile dalle circostanze, in una Francia che osserva, impotente, i primi colori dell'incendio che devasterà l'Europa. I colori dell'incendio è il secondo attesissimo romanzo della trilogia inaugurata con Ci rivediamo lassù, premio Goncourt 2013, quindi state attenti perché appunto è il secondo di una trilogia. Sempre il 4 settembre esce L'idiota di Elif Batuman, edito da Einaudi. Nel 1995, mentre il mondo impara a usare le email e a comunicare via internet, Céline è una matricola ad Harvard. Per lei comunicare con o senza internet è sempre stato un problema. Il suo rapporto con il mondo passa soltanto attraverso i romanzi. E così tutto della vita universitaria le pare assurdo. Il cavo Ethernet della connessione di dipartimento serve per impiccarsi? Se si compra tequila per la festa, come mai anche il sale? E perché nessuno si rende conto di desiderare solo ciò che non può avere? Quando però incontra Ivan, tutto cambia e per la prima volta capisce quanto è bizzarro e doloroso il desiderio e quanto è difficile ottenere ciò che si vuole davvero. Riassumendo, in questo libro il lettore appassionato e curioso troverà i mixtape e le cassette musicali come accettabile forma di comunicazione sentimentale, l'emozione di un nuovo mezzo di comunicazione, l'email, una riflessione su come trasformiamo l'esperienza in romanzo, la semiotica e René Girard, Bjork e Flaubert, il racconto di un amore infelice, quello con Ivan, e di un amore felice, quello con la letteratura. Un elegio per gli anni 90, la struggente e dolcissima nostalgia per la giovinezza e la gioiosa e incredula constatazione che, grazie a Dio, alla giovinezza siamo sopravvissuti. Sempre il 4 settembre, Il sorriso di Jack Rabbit di Joe Lansdale, edito sempre da Einaudi. Nel giorno delle nozze con la sua amata Brett, mentre arrostisce hot dog per gli ospiti, Up si vede piombare nel giardino di casa 2 pentecostali da manuale. Il ragazzo, tatuato, indossa un paio di jeans neri e una maglietta con lo slogan «Bianco è giusto». La donna porta i capelli raccolti in una crocchia così alta da poterci nascondere dentro un frullatore. Sono la madre e il fratello della giovane Jackie Malaney, detta Jack Rabbit, che da qualche mese sembra scomparsa nel nulla. Nessuno, tantomeno la polizia, vuole cercarla.
Gli unici a cogliere le sfida sono Ape e Leonard, senza immaginare che l'indagine arriverà a condurli nelle stanze segrete di una setta capace di adorare fantomatici uomini lucertola e di infrangere senza rimorsi il quinto comandamento. Con il sarcasmo folgorante che ha conquistato generazioni di lettori, Lansdale firma una nuova parabola di ordinaria violenza americana. Sempre il 4 settembre, ne abbiamo una sfilza che escono il 4 settembre, Il grande inverno di Christine Anna, edito da Mondadori. Quando Ant Albright torna dalla guerra del Vietnam, è un uomo profondamente instabile. Dopo aver perso l'ennesimo posto di lavoro, prende una decisione impulsiva: trasferirsi con tutta la famiglia nella selvaggia Alaska, l'ultima frontiera americana, e cominciare una nuova vita. Sua figlia Leni, 13 anni, è nel pieno del tumulto adolescenziale. Soffre per i continui litigi dei genitori e spera che questo cambiamento porti a tutti un futuro migliore. Mentre Cora, sua moglie, è pronta a fare qualsiasi cosa per l'uomo che ama, anche se questo vuol dire seguirlo in un'avventura sconosciuta. All'inizio l'Alaska sembra la risposta ai loro bisogni. In un remoto paesino, gli Albright si uniscono a una comunità di uomini e donne estremamente temprati, fieri di essere autosufficienti in un territorio così ostile. Però, quando l'inverno avanza e il buio invade ogni cosa, il fragile stato mentale di Ant peggiora e il delicato equilibrio della famiglia comincia a vacillare. Ora, i tanto temuti pericoli esterni, il ghiaccio, la mancanza di provviste, gli orsi, sembrano nulla in confronto alle minacce che provengono dall'interno del loro nucleo familiare. Chiusi in un rifugio angusto, ricoperto di neve e immerso in una notte che può durare fino a 18 ore, Lenny e sua madre devono affrontare una cruda verità. Sono sole. In quel luogo feroce ai confini del mondo non c'è nessuno che possa salvarle. Ovviamente sempre il 4 settembre esce Ride, il gioco del custode di Adriano Barone, edito sempre da Mondadori. Joe trascorre le sue giornate a pulire le gabbie dei ratti impiegati per esperimenti scientifici in università. Un lavoro di routine. L'unica certezza in una vita altrimenti disastrata, complice un difficile rapporto con la moglie che lo ritiene responsabile della ferita più grande di tutte, la scomparsa della figlia Angela. E così, quando inaspettatamente viene licenziato, Joe sprofonda presto nella disperazione più cupa, finché la misteriosa Black Babylon lo convoca a un colloquio per un impiego da custode. Il processo di selezione è surreale, il lavoro persino più inquietante. In un crescendo di follia, Joe dovrà misurarsi con i suoi limiti, le sue paure e le sue decisioni passate, e rispondere alla domanda che si è sempre rifiutato di affrontare: eseguire gli ordini o interferire? Qual è la cosa giusta da fare? Ambientato nell'universo del film Ride, ma anche completamente autonomo, è un thriller paranoico tra Philip K. Dick e Lost. Sempre il 4 settembre, dovrebbe essere l'ultimo che esce il 4 settembre, abbiamo Quinto Comandamento di Valerio Massimo Manfredi, edito da Mondadori. In una mattina di febbraio del 2004, un uomo fa irruzione in un ospedale di Imola. Il suo nome è Jean Lautrec. Incurante di sorveglianti e infermieri, si precipita nella stanza in cui è sdraiato un uomo seduto e intubato. È un sacerdote, padre Marco Giraldi, che è riuscito a sfuggire ai sicari e soldati dalle multinazionali contro cui si è messo per fermare la distruzione della foresta amazzonica e dei suoi popoli. Ma la sua fuga ha avuto un prezzo. Ora giace nel letto, avvelenato e tenuto in vita dalle macchine. Ha continuato a combattere la causa dei deboli e dare speranza a chi non ne ha. Jean Lautrec ha denti stretti ringhia. Cosa ti hanno fatto, comandante? Padre Marco e Jean si erano conosciuti tanti anni prima, in un altro continente, in un altro tempo. In Congo, proprio mentre il paese stava per ottenere l'indipendenza dal Belgio. Ma gli eventi erano precipitati. Il discorso di un giovane rivoluzionario, Patrice Lumumba, aveva incendiato gli animi e il Congo aveva preso fuoco. Era scoppiata la guerra civile, gli scontri tra le etnie, la caccia ai colonizzatori. Padre Marco però decide di non scappare. Resterà in Congo a difendere i confratelli innocenti in quel paese in preda al caos, le vittime di un odio e di una violenza feroce che non risparmia né vecchi, né donne, né bambini. Ma non può riuscirci da solo. Ha bisogno di una squadra composta da quello che in quel momento può trovare. E sotto le parvenze di professionisti in disarmo, di giovani ansiosi di avventura, di delitti umani, troverà degli eroi. Nasce così il Quinto Comando, guerrieri, mercenari, tra cui Kazianov, un medico russo alcolizzato, ex Spetsnaz, lui, un prete vallone rinnegato per amore, Rugenge, il leopardo nero, giovane cacciatore congolese dalla mira micidiale, e lo stesso Jean Lautrec, imbattibile con il mitra, tutti agli ordini di Padre Marco, il templare di fine millennio. Il 6 settembre esce Bruciare i giorni di James Salter, edito da Guanda. Un libro che è in una certa misura la storia di una vita. I capitoli come finestre di una grande casa che regalano al lettore scorci folgoranti dei suoi abitanti, dei visitatori occasionali, di luci e atmosfere, senza tradirne l'ultimo e più intimo segreto.
In Bruciare i giorni, l'eccezionalità dell'esistenza di James Salter, cadetto di West Point, ufficiale dell'aeronautica militare, pilota di caccia e sceneggiatore, si fa romanzo e si dispiega in tutta la sua ricchezza, trasfigurata dalla potenza di una scrittura che illumina, scava, consuma quasi, esperienze, progetti, passioni. Vertiginosa è la varietà di scenari e paesaggi. New York, la Corea degli anni della guerra, Parigi, vista con un meraviglioso disincanto da espatriato, fino alla Roma di Pasolini e Laura Betti. Insieme agli amici e agli incontri che hanno ispirato i personaggi dei suoi libri, ci sono in queste pagine tutti i cieli e gli aeroplani, le feste, le mogli e le amanti. Salter sembra non poter fare a meno delle donne per la loro bellezza e le promesse di felicità che nascondono. Costante è in lui l'anelito alla perfezione, all'immortalità, a cui può aspirare solo chi non si sottrae alla sfida con il destino e con la caducità dell'esistenza e dei sentimenti umani. Il pilota che affronta l'aereo nemico nella solitudine del proprio abitacolo. L'amante che guarda l'oggetto del suo amore o l'amore stesso sfiorire, l'atleta che si prepara a una partita decisiva, lo scrittore in cerca di ispirazione e in lotta con la pagina scritta. Che si tratti di Saint-Exupéry o di Ed White, di un Kerouac alle prime armi, di Irwin Shaw, di Faulkner o di ignoti compagni di scuola e ragazze di una sera, Salter ci rivela, evocandone il ricordo, tutto quello che può essere la vita, a saperla e a volerla raccontare. Sempre il 6 settembre esce Cambio di rotta di Elizabeth Jane Howard, edito dalla Fazzi. Emanuele e Lillian Joyce sono una coppia di mezz'età appartenente all'alta borghesia londinese ebraica e cosmopolita. Lui è un drammaturgo di successo, lei è una donna fragile, più giovane del marito, raffinata e mondana. A mediare tra i due il manager tuttofare Jimmy Sullivan. I Joyce conducono una vita da girovaghi, Londra e New York per il lavoro di Emanuele, ma anche frequenti vacanze in varie località sul Mediterraneo. Emmanuel tradisce Lillian con molta disinvoltura, con le giovani attrici e le segretarie che subiscono il suo carisma. Complice anche l'abile lavoro di Jimmy, Lillian ignora le infedeltà del marito e conduce una vita ovattata. Quando c'è bisogno di una nuova segretaria, entra in scena Alberta, una ragazza molto giovane e ingenua che proviene da una numerosa famiglia di campagna. Alberta si ritrova catapultata all'improvviso in un mondo a lei del tutto nuovo. Mentre i due uomini cominciano a subire il fascino semplice della ragazza e Lillian inizia a temere che Alberta diventi la prossima amante di suo marito, l'irrequieto quartetto si trasferisce su un'isola greca, dove le dinamiche fra i quattro personaggi prenderanno una piega inaspettata. Sempre il 6 settembre, Il volo dei cuori sospesi di Elvia Grazzi, edito da Garzanti. Le gemelle Arielle e Rebecca, di origine ebraica, non potrebbero essere più diverse. La prima, occhi così limpidi che ci si può vedere attraverso, è timida e schiva. La seconda, penetranti occhi verdi, è una ribelle pronta a sfidare tutto e tutti pur di non subire la vita. Ma Arielle possiede un talento che Rebecca non ha, fa sogni premonitori. Una fortuna e una condanna, perché spesso le cose che vede accadono senza che lei possa impedirlo. A nulla, infatti, servono quei sogni quando l'odio nazista si riversa sul paese in cui hanno trovato riparo. Così la loro madre Giuditta si trova costretta a prendere una decisione cui nessuno dovrebbe essere chiamato. Può salvare solo una delle figlie. E sceglie di salvare Arielle, affidandola alle cure di un'amica, e di portare con sé ad Auschwitz Rebecca, convinta che il suo carattere forte potrà salvarla. Una decisione che lascia un segno indelebile nella storia di tutta la famiglia. Negli anni a venire, Rebecca, che sopravvive all'orrore dei campi, chiude il suo cuore al mondo e decide che a nessuno sarà più permesso di calpestarlo. Al contrario, Arielle cerca di non sprecare l'occasione che le è stata offerta. Accoglie l'amore che le viene dato e se ne fa portavoce nella vita di tutti i giorni, senza mai tirarsi indietro. Anche quando Rebecca, con la quale non è più riuscita a ricostruire un rapporto, bussa alla sua porta e le chiede di occuparsi di una figlia, la sua, che non riesce nemmeno ad abbracciare, una bimba a cui ha voluto dare un nome che racconta tutta una storia. Catena. Talvolta i ricordi sono come sassi che possono trascinarci a fondo, bloccando in un freddo, sincopato respiro gli ingranaggi del cuore. Sempre il 6 settembre, Vox di Christina Dahlke, edito da Editrice Nord. Jeanne McClellan è diventata una donna di poche parole, ma non per sua scelta. Può pronunciarle solo 100 al giorno, non una di più. Anche sua figlia di 6 anni porta il braccialetto contaparole e le è proibito imparare a leggere e a scrivere. Perché, con il nuovo governo al potere, in America è cambiato tutto. Jeanne è solo una dei milioni di donne che, oltre alla voce, hanno dovuto rinunciare al passaporto, al conto in banca, al lavoro. Ma è l'unica che ora ha la possibilità di ribellarsi, per se stessa, per sua figlia, per tutte le donne. Questo, secondo me, deve essere molto interessante. 6 settembre, Effimera di James Hatzell, edito da Longanesi.
1945, gli orrori della guerra hanno da poco lasciato il posto alla pace quando il colonnello dei servizi segreti britannici, Alpert Rack, riceve l'incarico di interrogare un medico nazista autore di terribili esperimenti sui prigionieri del lager di Buchenwald. Ma pochi giorni dopo il medico, Schneider, viene trovato in fin de vita e le indagini sui suoi crimini e sulle sue ricerche sulla stricnina si interrompono bruscamente. 65 anni dopo, l'avvocato ed ex ispettore di polizia Charlie Priest riceve una visita non gradita. Un uomo, fingendosi un agente di polizia, lo aggredisce nel suo studio e gli intima di consegnargli una misteriosa chiavetta. Sfuggito all'attacco, Priest scopre l'identità del suo aggressore. Si tratta di Miles Ellinger, scapestrato rampollo tossicodipendente della famiglia che gestisce una delle maggiori case farmaceutiche del Regno Unito. Ma scopre anche che, la stessa notte del loro incontro, Ellinger è stato trovato morto in uno dei magazzini del padre. Sospettato dell'omicidio, per dimostrare la propria innocenza, Priest si ritrova a indagare sulla misteriosa Casa dell'Effimera, una società segreta che risale agli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, legata a una serie di delitti efferati. Mentre Priest cerca di salvare se stesso, potrà impedire alla storia di ripetersi? Sempre 6 settembre, ogni ricordo un fiore di Luigi Locascio, edito da Feltrinelli. In viaggio da Palermo a Roma, di ritorno dal funerale del padre di un amico d'infanzia, per isolarsi dal battibeccare costante dei suoi compagni di vagone, Pari De Bruno decide di lanciarsi in un'impresa epica. Rileggere i suoi 240 e oltre tentativi di romanzo, tutti interrotti al primo punto fermo, e decidere infine cosa farne. Pari De Bruno, infatti, ha cercato di cimentarsi in ogni genere e stile possibili, senza mai riuscire a sceglierne uno, portare a termine un'opera e potersi così dire scrittore. Sono un tipico esempio di come agisca in maniera diffusa lo spirito incerto e schizzoide dei tempi, per cui, mentre sto appena vivendo un'esperienza, mi sento accerchiato da tutte le cose che in quello stesso istante sto perdendo. Emigro, trasmigro. Ma proprio questi tanti cominciamenti narrativi disegnano, tassello dopo tassello, la figura del protagonista. In ognuno degli incipit è contenuta una scheggia della sua vita, delle sue ossessioni, delle sue paure e dei suoi desideri. Come egli stesso ammette, tra smozziche un po' veri e un po' inventati, ci sono i miei soggiorni in ospedale, o quel periodo in cui sfiorai la fine e fui salvato dalla grande madre, c'è il pessimismo in scala planetaria, e ancora i miei garbugli nell'amore, gli incontri non previsti e disattesi, l'umile furto di drammi privati, la mia facilità di annullamento quando il mistero la mente sconvolge. La vita stessa, in fondo, pensa Pari De Bruno, finisce sempre per essere incompiuta, uno svolazzo di pagine sparse, più simile ai fiori deposti sulla tomba dell'uomo a cui ha appena dato l'addio. Ogni fiore a rappresentare un ricordo, ogni ricordo a tesserne la storia, come se fosse un mantello di Arlecchino. 6 settembre, ma dovrebbe essere l'ultimo di questa data, La coda del diavolo di Maurizio Maggi, edito da Longanesi. È una rara notte di temporale in Sardegna quando arriva il mostro. La ragazza era riuscita a fuggire, ma lui, il suo rapitore aguzzino, l'ha inseguita e l'ha uccisa, incurante del fatto che a pochi metri di distanza ci fosse una pattuglia di carabinieri. Subito arrestato, il mostro viene portato in carcere. Lì, ad attenderlo, c'è un mondo chiuso fra mura spesse e sbarre di ferro alle finestre. Lì, soprattutto, c'è Sante. E l'arrivo di quell'assassino è forse la sua occasione di redimersi. Sante ha un segreto da nascondere, una colpa da espiare, un passato da cui scappare. Eppure Sante è in prigione per sua stessa volontà. Perché non è un carcerato, ma una guardia, e la sua è una condanna autoinflitta. Ma quella notte tutto cambia. Il mostro è ricco e protetto, ha ganci altolocati. Se la caverà, dice a Sante, l'avvocato della madre della vittima. L'assassino ne uscirà, a meno che Sante non intervenga, e lo uccida. L'avvocato promette a Sante un alibi, una copertura, una via d'uscita e soprattutto tanti soldi. Uccidere è la cosa giusta? Si chiede Sante. Può un peccato cancellarne un altro? Ma il giorno dopo, nulla di tutto ciò ha più importanza. Sante è un uomo costretto alla fuga in cerca della verità, una verità che emerge poco a poco in un quadro sempre più sconvolgente. Nel cuore di una Sardegna più che mai misteriosa e aspra, l'avventura di Sante non è soltanto una corsa contro il tempo, ma anche la storia di un uomo solo davanti a grandi interrogativi. Sarà dunque impossibile per il lettore non sentirsi un po' come Sante e chiedersi, io, al suo posto, cosa avrei fatto? 11 settembre, L'età ridicola di Margherita Giacobino, edito da Mondadori. Margherita Giacobino ci racconta una storia sull'amore, la morte, la vecchiaia e il rapporto tra solitudine e differenze. Tra una vecchia signora dal pensiero indocile e la sua giovane badante straniera, in un mondo in cui sembra che la vita non valga più niente, ma in cui lo sguardo lucido della protagonista riesce a riportare umanità e senso, bellezza e divertimento. A quasi 90 anni la vecchia vive sola a Torino con l'anziano gatto veleno, felino human friendly, e con i ricordi di un amore finito.
la sua compagna, l'amatissima Nora, è morta da molti anni ormai. Non ha altro da fare se non tenere il conto dei suoi nuovi dolori alle ossa, ascoltare alla radio notizie di violenza e catastrofi, omicidi, bombe negli aeroporti, siccità, e fare quattro chiacchiere con l'amica coetanea Malvina, sempre più smemorata e persa sui sentieri affollati della demenza. La vecchia è decisamente stanca di vivere, stanca come un vecchio lombrico di cimitero. Ma per fortuna nelle sue giornate c'è Gabriela, un grumo di gioventù operosa proveniente dai paesi dell'est e sopravvissuto a una sgangherata odissea familiare. E nella vita di Gabriela, oltre a una sfilza di parenti terribili che tentano di estorcerle più denaro possibile, c'è il Corino Dorin, aspirante terrorista attivamente impegnato nel terrorizzare proprio lei, Gabriela, che rifiuta di sposarlo. In costante dialogo amoroso con la morte, ha anche provato a morire a comando come i saggi orientali, ma non c'è riuscita. La vecchia, a suo malgrado, è ancora piena di energie e si prende cura di ciò che le resta dell'amore. Il decrepito veleno e la sua amica svaporata, che nel frattempo è stata deportata dai parenti serpenti in casa di riposo. E quando oscure minacce incombono su Gabriela, la vecchia leonessa artritica non ci pensa due volte a sfoderare gli artigli per difendere ciò che le è caro. Sempre l'11 settembre, i 10 amori di Nishino di Kawakami Hiromi, edito da Einaudi. Chi è Nishino Yukiko? Un seduttore spensierato, un narciso capriccioso, un infedele cronico, oppure un uomo segnato dal lutto, roso dal senso di colpa, che tenta di soffocare il proprio malessere con avventure e relazioni? 10 donne della sua vita raccontano la loro versione di Nishino. Ognuna, in modo diverso, con passione e candore o leggerezza, lo ha amato. Ognuna ne custodisce un ricordo. Quest'uomo resterà sempre solo. È questo che pensa lei salutando Nishino Yukiko per l'ultima volta. L'ha tradita, le ha mentito, eppure le fa pena. Al mondo, è la sua conclusione, non esiste donna abbastanza forte e tenera da amarlo. Da lui spira una corrente fredda e lei ha soltanto voglia di fuggire. Eppure, in apparenza, Nishino Yukiniko è impeccabile, bello, muscoloso, sempre in ordine, educato e gentile. Le donne inevitabilmente lo adorano, anche quelle sposate o avanti con gli anni. Di sera il suo telefono squilla di continuo, lui risponde senza fretta, ma poi parla tutto in tono affettuoso. Quando qualcuno gli fa notare il suo successo, si schermisce. Dietro il suo sorriso e il suo fascino, però, c'è un inquietante distacco, una noncuranza che, saltando fuori nei momenti meno opportuni, ferisce e alla lunga allontana. Ma perché Nishino, bravissimo a conquistare, non è poi capace di amare davvero? C'entra forse quello che è successo alla fine di un'estate quando era ancora adolescente? Certo è che Nishino, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, è uno che lascia il segno. Altrimenti, perché 10 donne di età e personalità diversissime? Una compagna di classe timida e inesperta, una brillante trentenne in carriera, una scrittrice sicura e diretta nell'approccio, una casalinga con un marito e 2 figli adulti, una vicina di casa divorziata che allieva la sua solitudine prendendosi cura di un gatto randagio, si troverebbero a ripensare a lui con così tanto coinvolgimento? L'intensità delle loro emozioni è tale che il tempo del ricordo spesso scivola nel presente, quasi avessero ancora di fronte quell'uomo adorabile ed esasperante, su cui nemmeno con il filtro della distanza sembra possibile avere risposte definitive. 11 settembre, Animali nel buio di Camilla Grebe, edito da Einaudi. Peter Lindgren e la criminologa Anne Langerlin-Shon vivono ormai alla luce del sole la loro storia d'amore, nonostante la malattia che si mangia uno alla volta i ricordi della donna. Un cold case li vede di nuovo lavorare insieme, quando è nata la loro relazione. 8 anni prima, un gruppo di adolescenti si è imbattuto nel cadavere di una bambina mai identificata. Da allora la gente di Hornberg, un paesino sperduto nel nulla, cerca di lasciarsi ciò che è successo alle spalle. Come Malin, la poliziotta che affianca Peter e Anne nelle indagini. È stata lei, al tempo, a rinvenire quello che restava del corpo. Ormai ha cambiato vita, ma a quanto pare il passato non ha nessuna intenzione di lasciarla in pace. E quando Peter scompare e Anne subisce un trauma, è proprio Malin a doversi far carico delle indagini su un nuovo delitto. Con il solo aiuto di un ragazzo che ha troppo da nascondere e dei ricordi che Anne ha affidato alla carta perché non spariscano per sempre. Sempre 11 settembre, la parte migliore di Christian Raimo, edito da Einaudi. Cosa tiene insieme una famiglia? Il ricordo di un passato comune incantato o la memoria dei dolori che non scemano? A chiederselo sono 2 donne, madre e figlia, e un padre lontano. Questa diaspora, che dura da 15 anni, potrebbe interrompersi se solo imparassero a mettersi in ascolto. Ma il lavoro, la scuola, gli amici, gli amori richiedono sempre più spazio, sempre più attenzioni. Solo quando si affaccia la possibilità di una nuova vita diventa chiaro a tutti che è tempo di fermarsi e parlare. Lei e Laura sono madre e figlia. La prima ha 45 anni, fa la psicologa e assiste i malati terminali. La seconda non ne ha nemmeno 18 e va al liceo. Sono 2 donne determinate e intelligenti che vivono insieme come fossero sorelle. Un giorno Laura torna a casa da scuola. E è agitata.
E confessa alla madre che è incinta. A una festa, ubriaca, ha fatto sesso con un ragazzo. Non ti preoccupare, le dice Leda. La abbraccia e le promette che la accompagnerà lei stessa in ospedale. Nelle loro giornate tutto si è sempre risolto con facilità. Da 4 anni prima un incidente doloroso le ha costrette a essere forti e autosufficienti. Anche stavolta sarà così. Se non fosse che per loro è giunto il momento di fare i conti con le proprie ombre, tra incombenze lavorative impossibili, ribellioni adolescenziali, il mondo che a fatica proviamo ad abitare tutti i giorni. La vita di ciascuno di noi nasconde in controluce tutto ciò che non siamo diventati, quello che, per paura o per eccesso di amore, non abbiamo avuto il coraggio di dire. Il solo modo per poter essere liberi, sembra suggerirci questo romanzo, è non pensare di essere padroni del proprio destino. Il 13 settembre esce Sono corso verso il Nilo di Ala Al-Aswani, edito da Feltrinelli. Il Cairo, 25 gennaio 2011, 25.000 manifestanti rivolta contro Mubarak occupano Piazza Tahrir. Mentre sbocciano storie d'amore e si infiamma la passione politica, Khaled, un giovane attivista, viene assassinato dai militari. Un delitto perpetrato alla luce del sole, eppure avvolto dal mistero. La sua ragazza, Dania, studentessa di medicina nonché figlia del capo dei servizi segreti Alwani, assiste impietrita all'esecuzione. In piazza, in mezzo alla folla, ci sono anche Asmaa e Mazen. Asmaa è un'insegnante di inglese che si rifiuta di indossare il velo e di contribuire a un sistema scolastico corrotto. Mazen è il figlio di un attivista degli anni 70 e lavora come ingegnere in un cementificio. Anche il più riluttante Ashraf, la cui casa si affaccia sulla piazza, si lascia coinvolgere nelle proteste. Di famiglia copta, nei giorni della rivoluzione si ritrova solo con la domestica Ikram. La moglie si è rifugiata lontano dal centro città a casa della famiglia paterna. I personaggi messi in scena da Aswani si ritrovano a un bivio e sono chiamati a compiere scelte delicate. Ma la rivoluzione, come Saturno, divora i suoi figli, soprattutto in una repubblica che è repubblica solo per finta. Mi dispiace, ma vi devo parlare solo di questi libri perché la mia batteria se ne sta andando e devo quindi chiudere assolutamente il video nella speranza che riesca a chiuderlo almeno. E vi lascio comunque qua sotto tutti i libri linkati ad Amazon con cui sono affiliata. Non sono tutti quelli che escono a settembre, ma purtroppo appunto la mia batteria è morta. E fatemi sapere cosa ne pensate di queste nuove uscite, se c'è qualcosa che vi ispira. Vi ricordo che qua sotto trovate anche tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi blog, pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads e il canale Telegram per essere sempre aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!